Ciao ragazzi, buongiorno, bentornati al J Café. Match day perché stasera la Juventus gioca contro il Sassuolo, in casa del Sassuolo, in una partita che sarà tutt'altro che facile, perché sappiamo quanto il Sassuolo sia essere una bella squadra, una buona squadra, capace sicuramente di mettere in difficoltà anche le grandi, no, d'Italia. Una sfida che potrà comunque continuare a dire tanto per la nostra squadra, perché per quanto sicuramente la sconfitta contro il Milan ci abbia di fatto condannati un po' all'Europa League, come ha detto Andrea Pirlo nella conferenza stampa di ieri, il calcio è piuttosto strano e in 5 minuti veramente si può ribaltare una situazione che sembrava certa, no? Che sembrava definitiva. Ed è proprio qui che io oggi voglio andare a parare, sulla conferenza stampa di Pirlo, una conferenza che per i toni, per i modi in cui è avvenuta, è stata sicuramente diversa rispetto al solito. Ho visto un Andrea Pirlo un po' meno yes man, no? Un po' meno vittima sacrificale di quelle che erano anche le domande dei giornalisti. Ho visto un Pirlo che pretendeva rispetto da chi gli faceva le domande, ho visto un Pirlo che diceva a chi gli domandava qualcosa: ricordatevi chi sono, perché è vero che ho fatto un anno d'allenatore sicuramente sotto le aspettative, ho fatto un anno d'allenatore che in tanti stanno già giudicando come definitivo per la mia carriera d'allenatore, però non dimenticatevi che io sono Andrea Pirlo e che in queste situazioni ci ho sguazzato, no? Diverse volte. Credo veramente che ci possano essere in queste parole degli spunti importanti che voglio approfondire insieme a voi, ma che soprattutto ho approfondito insieme al secondo ospite del J Café, che è il grande Kino, il grande Kinoshi, che ho veramente l'onore di ospitare in questo nuovo format, in questa nuova rubrica. Perché ho chiesto in questo caso il parere di Kino? Beh, perché lui è già da tempo, no? Che si è esposto apertamente sul suo canale, con chi lo segue. Tra l'altro ragazzi vi invito veramente a seguirlo se non l'avete ancora fatto, perché è sicuramente uno dei migliori creator che potete trovare su YouTube Italia per quanto riguarda il mondo della Juventus. Ma ripeto, lui è uno di quelli che già da settimane si era esposto proprio contro Andrea Pirlo, no? Ma più che contro la persona di Andrea Pirlo, lui sostiene già da tempo che questa squadra abbia bisogno veramente di una scossa, abbia bisogno di nuovi stimoli per cercare quantomeno in queste ultime 4 giornate, o meglio 3 giornate di Serie A più la finale di Coppa Italia, che comunque ritengo essere importante, la squadra abbia bisogno di un nuovo stimolo, di una nuova scossa. Allora, visto che io comunque, come ben sapete, sono sicuramente pro al cambiamento in panchina per il prossimo anno, perché credo che Pirlo quest'anno si sia un po' bruciato le sue carte, ma sapete anche che in realtà non sono così convinto, no? Con questa, diciamo, strategia o con questo nuovo vizio, no? della Juventus di cambiare ogni anno quando magari l'allenatore va al di sotto delle aspettative. E allora ho chiesto il parere di uno che invece, come vi ho già detto, come vi ho appena detto, ho chiesto il parere di uno che è, diciamo, contro la conferma di Andrea Pirlo e che di fatto non aspetta altro che l'esonero di Andrea Pirlo, che poi detta così sembra quasi anche che lui ce l'abbia con la persona e con l'allenatore Andrea Pirlo. No, come vi ho già detto, semplicemente lui desidera un cambiamento, perché secondo lui squadra e allenatore non sono più in simbiosi, non sono più la stessa cosa, e quindi quando questo succede è chiaro che poi la squadra diventa il nulla. Facciamo partire la sigla e poi si parte. Ha segnato la Juventus. Quindi vi dicevo, ripartiamo da queste parole. Voglio spendere altre 2 parole, poi lascio la parola a Kino, ma io ho notato in Andrea Pirlo appunto questo suo cambiamento nella conferenza di ieri, nelle sue parole di ieri, perché credo che anche lui stia cominciando un po' a scuotersi, stia cominciando un po' a guardarsi allo specchio e dire io magari quest'anno me ne sono stato un po' in silenzio perché sono arrivato qua, diciamo, da privilegiato senza fare gavetta, e quindi almeno non rispondo alle provocazioni, almeno tento e cerco di non rispondere alle provocazioni. Ieri ho visto un Pirlo un po' diverso da questo punto di vista, ho visto un Pirlo che ha ricordato che gli stava di fronte il tipo di carriera, il calibro della carriera di Andrea Pirlo, e mi è piaciuto tantissimo soprattutto in 2 passaggi. Il primo è quando parla delle sue esperienze da giocatore, in cui dice: ho visto perdere una Champions dopo che vincevo 3-0 a fine primo tempo, riferendosi ovviamente a quel Milan-Liverpool clamoroso, no? Di qualche anno fa. Il secondo passaggio in cui mi è piaciuto è quando dice finalmente, se vogliamo, no? Per fare anche una battuta, dice finalmente questa parolaccia, dice: siamo incazzati e quindi io non mi aspetto una reazione di orgoglio da parte di Dybala, perché la domanda era anche su Dybala, ma dice: io mi aspetto una reazione d'orgoglio da parte del collettivo, perché la Juventus, mai come quest'anno, è stata veramente calpestata da tutti i media, è stata calpestata da tutto il mondo del calcio, nonostante per 9 anni abbia dettato legge, nonostante per 9 anni abbia insegnato a tutti come si fa a vincere e come si fa a costruire un progetto vincente. Ed è questa mancanza di rispetto che ha fatto scattare, secondo me, questa scintilla in Andrea Pirlo. E visto che tante volte, anch'io tante volte vi ho detto, quello che non vedo più e quello che mi fa dire che sia arrivato il momento di cambiare la guida della Juventus è proprio il fatto che Pirlo, secondo me, non sta più riuscendo a dare questo stimolo, ad accendere questa scintilla dentro i propri giocatori. E quando questo succede è ovviamente un problema e probabilmente è il segnale che dice che è il momento di cambiare. Forse è troppo tardi, forse sarà troppo tardi, sicuramente qualcuno infastidito mi potrà anche dire: cavolo Davom, cioè se questo qua è partita la scintilla la terz'ultima giornata di Serie A è sicuramente un problema. Io vi do ragione, sicuramente è stata una stagione sotto l'aspettativa, è stata una stagione deludente, Andrea Pirlo è stato deludente, non si è rivelato all'altezza quest'anno, ma non è finito nulla, perché il calcio ci insegna che finché l'arbitro non fischia 3 volte, tutto è possibile. Finché l'aritmetica non ci dirà che non siamo in Champions League, che magari non saremo neanche in Europa League e che magari non saremo neanche in Conference League, finché l'arbitro non ce lo dirà con quei 3 fischi dell'ultima giornata, allora noi abbiamo il diritto, ma soprattutto abbiamo il dovere di crederci. Perché, come ha detto lo stesso Andrea Pirlo, vinceva una finale di Champions per 3-0 alla fine del primo tempo e alla fine il Milan è andato a perdere quella finale. Pensate alla Juventus di Massimiliano Allegri, quante volte è andata vicina a perdere lo scudetto, ma quante volte poi ha smentito tutti quanti, con delle vittorie anche rocambolesche. Prima fra tutti, ragazzi, la vittoria incredibile a San Siro con il gol di Higuain del 3-2. Il calcio è strano, Beppe, come direbbe il grande Fabio Caressa. Il calcio è strano, Beppe, e quindi abbiamo il diritto, ma soprattutto il dovere, di onorare anche questo campionato e di onorare questa stagione, nel rispetto di quella che è la maglia della Juventus, perché ci stiamo buttando via da soli. Ma io non sopporto francamente le persone che si piangono addosso, perché va bene, dopo un po', va bene essere delusi, va bene dire che non siamo contenti, va bene dire che questa stagione è stata al di sotto delle aspettative, però ragazzi, basta piangersi addosso, c'è ancora la possibilità, non dipende tutta da noi, ma abbiamo già visto che non siamo gli unici che perdono dei punti per strada. Napoli, Milan, Lazio, Atalanta hanno già dimostrato di perdere dei punti qua e là, e allora noi dobbiamo essere pronti come degli avvoltoi, perché alla prima occasione noi dovremo essere lì pronti a smangiucchiare qualche punticino per cercare di aggrapparci e superare una di queste 3 squadre. Come vi dicevo, ospite di questo J Café è Kinoshi, che ho chiamato, come vi ho già detto, perché appunto lui invece ha un'idea molto più decisa rispetto alla mia per quanto riguarda invece la scelta, no, su Andrea Pirlo per questo finale di stagione, ma anche per il prossimo anno. Lui sarebbe probabilmente anche già per prendere Tudor, lui probabilmente avrebbe già voluto vedere Tudor in panchina già da questa sera. E allora andiamo ad ascoltare quello che c'ha da dire, perché sicuramente la sua analisi e la sua visione può essere forse più coerente con quella di qualcuno di voi, quindi forse qualcuno di voi si potrà trovare più d'accordo con le sue parole rispetto che alle mie. Caro Davo, innanzitutto grazie per la tua richiesta di partecipazione al J Café, lo faccio con veramente molto piacere. E per quanto riguarda le parole di Pirlo, sì, le ho ascoltate, solo che ti giuro veramente non so più ormai a cosa credere, cosa non credere, perché è vero, sicuramente è stata quantomeno nei toni una conferenza diversa dalle altre volte, questo senza ombra di dubbio, e io più che altro mi auguro che sia poi così effettivamente anche sul campo, che è la cosa che spesso è mancata, perché nel corso della stagione mi ricordo diverse dichiarazioni, in particolar modo dei giocatori piuttosto che da parte di Pirlo, riguardo magari inizialmente a credere allo scudetto, a credere un qualsiasi tipo di obiettivo, solo che poi erano i primi loro nell'atto pratico a farci capire che la situazione in realtà era completamente diversa rispetto a quello che dicevano magari davanti ai microfoni o sui social. Io mi auguro ovviamente che in questo caso, per questo piccolo sforzo finale, se di sforzo poi si può parlare, spero davvero che la Juventus abbia e avrà a tutti gli effetti, soprattutto poi a livello di risultati, un approccio completamente diverso. Stando poi a quelle che sono state le parole di Pirlo di ieri in conferenza, e per il resto nulla, cioè più che altro io in questo momento, dopo tutto quello che abbiamo vissuto nell'arco di questa stagione, sono un pochino come San Tommaso. Non dico che non sia così, però ecco, prima di avere conferma aspetto di vedere, poi in caso sarò il primo contento di questo, più che altro perché secondo me con buona possibilità ciò potrebbe stare a significare una partecipazione in Champions League la prossima stagione. Però prima di aver visto tre belle partite in campionato, e con belle intendo da 3 punti, e preferibilmente anche una Coppa Italia, lascio sempre il beneficio del dubbio, ma non perché io voglia essere particolarmente cattivo, perché nell'arco di questa stagione, quando ho voluto credere alle frasi che venivano dette, poi loro m'hanno smentito, hanno smentito il mio voler credere alle loro parole. Quindi attenzione, adesso con calma guardiamo e vediamo che cosa viene fuori, e poi, dato che manca veramente poco alle valutazioni finali, aspettiamo questi 10 giorni e poi faremo le nostre. Detto questo, io penso che onestamente più di così non ci sia da aggiungere riguardo le parole di Pirlo. Ti ringrazio ancora una volta per avermi chiesto di far parte a questo tuo meraviglioso progetto. Mando a tutti un grosso abbraccio, una buona giornata, sperando che si possa anche concludere in modo positivo e, tanto per cambiare, fino alla fine. Forza Juve! Beh, direi che la metafora di San Tommaso sia veramente perfetta e azzeccatissima, cioè credo soltanto se vedo, perché effettivamente quest'anno quante volte magari Pirlo si presentava in conferenza stampa, per ultima proprio quella contro il Milan, in cui diceva: la squadra si è allenata benissimo, sono molto fiducioso per domani, siamo in palla, siamo pimpanti, eccetera eccetera, poi ci presentiamo e prendiamo 3 sberle in casa nostra. E quindi sicuramente bisogna andarci anche un attimo con i piedi di piombo, perché poi è il campo che parla, a parlare davanti ai microfoni è sempre molto più semplice, e sappiamo benissimo che fra dire e il fare c'è di mezzo il mare. E quindi io sono anche d'accordo, no, con quello che dice Kino, proprio perché quest'anno purtroppo la Juve è venuta a mancare nel momento di fatto concreto, cioè nel momento in cui tu devi conquistare dei punti in campo, nel momento in cui tu devi riuscire a mettere in atto quello che hai preparato durante la settimana. È proprio lì che la Juve si trova inspiegabilmente assente, perché poi durante la settimana le situazioni sembrano sempre tranquille, sembra sempre che la partita venga preparata bene, non siamo più abituati a vedere in campo una Juve così veramente deconcentrata, così disunita, così assente, così priva di identità, quindi una squadra veramente insapore. Però ragazzi, ve l'ho già detto, questa sera c'è una partita molto importante. Io credo ancora nella corsa alla Champions League, abbiamo sicuramente mezzo piede fuori dalla qualificazione, siamo più in Europa League che in Champions League, quando non dipende da noi è sicuramente molto brutto, è sicuramente una posizione sfavorevole, ma non sottovalutiamo neanche le partite che andranno ad affrontare le altre nelle prossime giornate, perché il Milan comunque incontra delle squadre che si devono salvare, e all'ultima giornata c'è lo scontro diretto con l'Atalanta. Poi è chiaro ragazzi, perché quest'anno, ci tengo a dire anche questa cosa, quest'anno tante volte noi magari abbiamo guardato in casa degli altri senza preoccuparci di casa nostra, in cui ci sono dei grossi problemi, quindi probabilmente prima è importante che la Juve ritrovi se stessa sul campo, è importante che la Juve faccia una prova seria, convincente, anche in vista dell'Inter e della finale di Coppa Italia. Nulla è perduto. Ci sono ancora 3 partite, il Napoli ieri sera ha vinto contro l'Udinese con un'altra vittoria convincente. Noi dobbiamo stare lì, mettere pressione a queste squadre e mandare loro il messaggio che noi non molleremo fino all'ultimo minuto dell'ultima giornata. Se poi non ce la faremo, ragazzi, quest'anno l'abbiamo buttata via da sola, l'abbiamo buttata via da soli, lo sappiamo, non possiamo più tornare indietro, però il calcio è anche questo, ma il tifoso è anche questo e soprattutto il tifoso deve esserci in questi momenti. Quindi mi raccomando, questa sera tutti sul divano a tifare per i nostri colori, a tifare per Andrea Pirlo, a tifare per i nostri ragazzi. Sono 3 punti molto importanti e sarebbe bello anche solo arrivare all'ultima giornata con la possibilità di strappare veramente negli ultimi minuti una qualificazione che sarebbe veramente di vitale importanza. Vi auguro un buon mercoledì, ragazzi, spero di esservi stato di compagnia in questa prima mattinata. Vi auguro appunto una buona giornata e mi raccomando, forza Juve per stasera.